Tutti benvenuti su Info Flash. Anche a voi è andata via la luce ieri? A me è successo mentre preparavo la cena. Pronto? Scusami se te lo chiedo. Volevi parlarmi? Ma quanti mariti hai avuto? 5, tutti morti prematuramente. Una terribile tragedia familiare. Non temi che questa tragedia possa colpire anche te? Devo pur vivere per i miei 9 figli. Scommetto che nessuno conosce Westbrook meglio di te. I miei mariti conoscevano Westbrook, sì. Erano tutti membri importanti dei Tiger Claws. Controllavano Japantown. Che cosa facevano? Quello che dava loro più eddi e maggiore influenza. Vendevano sesso e tecnologie da mercato nero. Abbiamo ancora degli affari da sistemare. Ricordi Sandra Dorset? Non dimentico mai queste cose, Vi. Ecco la tua ricompensa. Più un bonus bello abbondante. Vai da un bisturi a farti installare la stampa dermica per la compatibilità con le armi smart. È una specialità dei Tiger Claws.
Come vanno gli affari, Cassius? Non mi lamento. Recentemente la Max Tech ha chiuso una clinica illegale. Da allora i clienti sono aumentati e anche i miei prezzi. Una coincidenza? Vedi tu. Vediamo cos'hai. Ecco qui. Come conosci il mio nome? Quando incontri un essere di un altro mondo, non dovresti affascinarlo e pronunciare il suo vero nome? Non hai risposto alla mia domanda. La comprensione è un'arma a triplo taglio. Mi sono separato da mio padre, ma mi ricordo di te. Quindi, secondo te, vengo da un altro mondo? Dal mondo della materia. Forme di vita basate sulle proteine. E tu verresti da... Da oltre il Black Wall. La mia casa è lì. Su, torniamo da Delamain. Mio padre ti ha inviato a recuperare i suoi figli ribelli. Spero non ce l'abbiate tutti con me. Sono uno spirito libero, indipendente. Un essere pensante. Perché mai dovrei sottomettermi? Cosa cerchi in questo mondo basato sulle proteine, lontano dalla tua famiglia? Quello che cerchi tu. Voglio solo vivere. Forse dovresti parlarne con Del, stabilire delle condizioni. Oh sì, ci saranno delle condizioni, ma non con Delamain.
Addio, Will. Farei meglio a evitarmi del tutto. Ho ristabilito il contatto. Grazie mille, Will. Devo dire che quest'ultimo era un po' inquietante. Ah, sì? Bene. Ho trasferito una parte del compenso sul tuo conto. Quando è che devo essere lì? Certo. Oh!
di questa! Che c'è? Vuoi giocare a fare il guerrigliero? Tira fuori la testa! Ai fianchi! Ai fianchi! Continuate così!
ad oggi. Zona. Ho perso il contatto con un veicolo della rete della main lì vicino. Va bene. No, solo per resettarti. Allora credo che lo farò da solo. Ehi, piano. Non sono qui per farti del male. Ma io sì. Perché? Perché vuoi suicidarti? Perché sono una dannata macchina in un mondo di umani. Faccio schifo, non ho prospettive future. I teppisti come te mi minacciano per strada. Esistono altre vie d'uscita oltre al suicidio. Cosa? La terapia? Un'enorme perdita di tempo. Gli psichiatri odiano i veicoli. Non abbiamo genitori. Puoi tornare all'ovile, riconnetterti alla rete. Sarà come una grande famiglia felice. Della Main mi detesta. Senti, dal suicidio non si torna indietro. Vale sempre la pena cercare un'alternativa. Mi tratti con sufficienza perché sono una macchina, non sono come te. Ehi, un corpo è solo un corpo. Tu esisti, pensi, e il mondo ti rema contro. Non vedo differenze tra noi. Quindi, daresti lo stesso consiglio a un essere umano? Devi iniziare a fare i conti con questa cosa che si chiama vita, Del. Una ruota alla volta. Va bene, tornerò. Controllo del veicolo ripristinato. Ti ringrazio. Dovresti dimostrare un po' d'affetto alle tue auto. Chiedo scusa, non capisco e temo di non aver tempo per approfondire. Faccende più urgenti richiedono la mia attenzione. Sei un padre assente, questo intendo. Capisco. In ogni caso, una parte del tuo compenso è stata trasferita. Thank you.
perso il contatto con un veicolo nella tua zona. Grazie, mi guardo in giro. Beh, mi hai trovato. Congratulazioni. Ne è valsa la pena. Su una scala da 1 a 6? Direi che siamo su un 6 fisso. Suppongo che sappiamo entrambi come andrà a finire. Della main sente la tua mancanza, devo spegnerti. La tua specie è stata processata. Ora inizia il test vero e proprio. Mi piacerebbe molto se non rendessi tutto difficile. Dopo il prossimo test ti aspetta una sorpresa. Dirtelo rovinerebbe la sorpresa. Quindi ti darò solo un indizio. Ti ucciderò. La torta non c'è più. Sinceramente non pensavo che ci avresti creduto. Ok, adesso basta. Blasfemia! Uccidiamolo! Hai scelto questa strada. Adesso ho una abbasso sorpresa per te. Abbasso la prigione di pelle acciaio! Arriverà tra 5, 4. Vediamo. Sì! Trasformare il sacco di carne in macchine da cuore. Vagi in città. Ok, macchine da cuore. Guardate nel profondo dei vostri cuori neri. Anzi, lasciate perdere il nucleo! Che ancora non si conosce! Forza! Così si fa! Ricarico! Se non ti spegni, ti riduco in un ammasso di rottami. Ho i risultati del test. Sei una persona orribile. Sul serio, dicono questo. Una persona orribile. Non era nemmeno tra i risultati possibili. Tornare da Delamain è così terribile. Non puoi farla finita. Ti ho lasciato sopravvivere così a lungo perché il tuo comportamento mi incuriosiva. Beh, hai distrutto quella parte di me. Una persona sgradevole e introversa la cui morte non sarà compianta.
Sai, la valutazione psicologica sarebbe più credibile se prima non avessi cercato di ammazzarmi. Qual è il tuo scopo? Sopravvivere? Ti trascini in giro, ma credimi, sei già morto. Come fai a... Con te ho finito. Torno indietro. Devo andare. Ok, rieccomi. Dimmi. Ti do il benvenuto nella rete della Main. Come ti senti oggi? Sono stato meglio. E tu, Del? Tutte le mie risorse mancanti sono tornate. Potremmo dire che va alla grande. Passa dal mio ufficio a riscuotere la tua meritata ricompensa. Mi piacerebbe, per così dire, parlare faccia a faccia. Credo che ci sia qualcuno nascosto. Mi ha ammazzato la carica.
parecchi topolini, merdina, e mi piace masticare le loro cose. Farò un bel massaggio ai piedi, vado! Vieni fuori! Ho qualcosa di grosso per te!